Buonasera dagli studi del Caffè Letterario di Lab Creation qui nel Centro Storico di Mesagna. Un piacere questa sera avere con noi, prendere il caffè con due donne impegnate in politica, Valentina Carella e Irene Strazzeri, e di loro che stiamo parlando. Sono qui, sono due candidate. Alla mia sinistra Valentina, che è candidata nel nostro collegio alla Camera dei Deputati, e alla mia destra Irene, candidata al Senato. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Bene, sono entrambi impegnati in politica per Liberi Eguali, che è la nuova formazione politica fatta dal presidente Grasso. Valentina, alla mia sinistra, dicevo, ha studiato scienze delle comunicazioni, è sempre impegnata nel sociale, ha coordinato, coordina diversi progetti di inclusione delle fasce deboli, collabora con delle cooperative del territorio e ha anche tanti amici a Mesagna con cui collabora. Abbiamo visto sui social. Nel 2015 è stata candidata al Consiglio Comunale di San Pietro del Noto, ma anche ricoperto l'incarico di assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione. Attualmente insegna informatica a categorie protette. Alla mia destra, dicevo, Irene, che è sociologa di legge e ricercatrice di sociologia presso l'Università degli Studi di Foggia, da anni focalizza le sue ricerche sulla differenza sessuale, sul riconoscimento dei diritti alle fasce più deboli. Ha pubblicato diverse pubblicazioni e ha curato l'archivio di storie di vita delle donne ospiti presso il Centro Antiviolenza e Antitratta dell'Associazione Libera di Don Ciotti, nella provincia di Venezia. Valentina, sul suo manifesto elettorale, ha scritto "Valori in corsa". Irene ha scritto invece "La politica che ti ascolta". Valentina, ci spieghi che significa valori? Buonasera a tutti, buonasera direttore. Vi ringrazio io di averci invitato, perché per noi è un'opportunità anche questa per farci conoscere, perché noi, appunto, mi riallaccio alla domanda proprio legata ai valori in corsa. Quello che noi stiamo portando in giro è una conoscenza nostra personale, affinché la gente possa votare in maniera consapevole, no? Consapevole anche di chi si nasconde dietro questi nominativi sulle schede. Per cui noi andremo casa a casa, strada a strada, così come Pietro Grasso ci ha insegnato in così poco tempo, per farci conoscere. Quindi in corsa, perché chiaramente il tempo è poco, sappiamo bene che si voterà il 4 di marzo, per cui Abbiamo poco tempo e in questa corsa vogliamo parlare dei valori di Liberi Uguali che sta facendo portavoce, dei valori di sinistra che non riuscivano ad avere più una rappresentanza all'interno delle forze politiche e partitiche che si erano ormai create, per cui ci sembra giusto e doveroso parlare ai nostri elettori e non, affinché possano rendersi conto di quello di cui noi abbiamo bisogno di dire, ecco. Grazie Valentina. Irene, allora, la politica che ti ascolta. Sì, intanto mi associo subito ai ringraziamenti al direttore e alla direzione per questo spazio. La politica che ti ascolta è un modo di dichiarare attraverso questo slogan la voglia, il desiderio, l'impegno di fare in modo che la politica risponda alle domande, alle tante domande che vengono dalle persone in carne e ossa, domande che hanno a che vedere con una diffusa situazione di disagio a partire dalle nuove generazioni, per riferire del mondo del lavoro e della scuola. Quindi un ascolto che dismette l'atteggiamento impermeabile della politica rispetto ai bisogni, ai sogni, agli interessi e accetta di tornare a farsi carico di quanto appunto la sinistra deve tornare ad ambire a rappresentare. Grazie Irene. Naturalmente questa trasmissione è in diretta streaming, quindi ci sentono, ci vedono dappertutto e resterà poi registrata, si potrà vedere dopo sul sito mesagnesera.it oppure su Facebook Mesagnesera. Senti Valentina, ma perché ti sei candidata? Nessuno mai ti ha detto dove va la politica, ma scrivere di questi partiti
della parola. Sì. Devo a casa magari gli amici. No, a casa. No, a casa no, perché a casa e gli amici sono grandi sostenitori, anzi, sono fortunata perché vicino a me ho tante persone che mi sostengono, senza le quali non sarebbe potuto succedere che io accettassi la candidatura, perché lo sappiamo bene che da soli non si va da nessuna parte. E oltretutto mi sento di ripetere una massima di cui mi ha parlato uno dei nostri compagni durante la prima iniziativa che ho fatto per questa campagna elettorale. Io sono partita da San Donaci e uno dei compagni a fine iniziativa mi ha detto: guarda, ti parlo di questa massima che dice: se io sono uno, rappresento il numero uno, e tutti gli altri rappresentano il numero zero, per cui parto dal presupposto che io sia superiore agli altri. È vero che se però tutte queste persone stanno accanto a me e quindi questi zero si affiancano all'uno, capiamo bene quanto questo numero possa rappresentare un numero talmente tanto grande e quindi avere un peso così grande da poter contare realmente. Ecco, io mi sento così, mi sento che vicino a me ho tutte queste persone che mi danno questo sostegno, forza e coraggio, per cui non mi sento sola e anche nei momenti di sconforto sento di dover reagire e andare avanti per appunto rappresentare questi valori. Grazie. Irene, tu perché ti sei candidata? Io mi sono candidata perché questo progetto politico, secondo me, ha dei requisiti che lo rendono a pieno titolo un progetto politico in grado di sostenere le sfide del cambiamento. È un progetto politico che intanto garantisce un patto generazionale. Io e Valentina siamo giovani, siamo, anagraficamente giovani rispetto ad una classe politica che pure è parte di questo progetto e che ci sta passando un testimone importante, perché la gioventù non è una questione anagrafica, la gioventù è una questione di responsabilità. Siamo quelli che hanno difeso la Costituzione attraverso il referendum e siamo, come dire, paradossalmente e per fortuna giovani assolutamente contrarie all'idea di rottamazione delle persone ovviamente e dei valori. L'altro requisito è relativo proprio alla rappresentanza femminile. Qui in Puglia ben 4 capoliste su 6 sono donne, e così come la questione anagrafica, la questione generazionale non è anagrafica, la questione femminile non è numerica. Sono donne che esprimono una grande qualità politica ed esperienziale. Penso una su tutte a Rossella Muroni, che è anche stata presidente nazionale di Lega Ambiente. E infine abbiamo a cuore dei valori, abbiamo una grande passione civile. Questo significa che di fronte, per esempio, a quello che abbiamo visto accadere drammaticamente a Macerata, noi siamo ben consapevoli che l'articolo 26 della nostra Costituzione dice che i richiedenti asilo nel territorio della Repubblica Italiana hanno diritto di accoglienza. Ecco, noi abbiamo questa passione civile e non intendiamo certamente fare dipendere la garanzia di questo articolo da Berlusconi o Salvini. Grazie. Proprio parlando della Rossella Muroni, ieri, se non vado errato, noi ci siamo incontrati a Brindisi, siamo stati anche noi alla presentazione dei candidati. La Muroni è stata presidente nazionale di Lega Ambiente. Questa candidatura vuole essere un'attenzione particolare per i problemi dell'ambiente. Noi tra Centrale e Ilva siamo combinati male. Sì, non a caso questa candidatura. Io approfitto anche di questa diretta per annunciare la presenza di Rossella Muroni a San Pietro nel mio comune domenica alle ore 16, proprio perché vogliamo, il mio collegio, il collegio numero 12, è un collegio che va dal
tutta la fascia sud di Brindisi fino al Tarantino, no? Fino a Manduria, per cui capiamo bene che sono delle zone sensibili alla tematica ambientale. Per cui ho voluto che Rossella passasse dal nostro collegio proprio perché assieme a lei parleremo di questa tematica, una tematica anche a me molto cara e su cui voglio tanto puntare. È uno dei punti all'ordine del programma nazionale, ovviamente, e uno degli obiettivi è soprattutto la convergenza del punto di dignità fra la sostenibilità dell'economia, quindi andare nella direzione proprio di un nuovo tipo di modello sostenibile relativo al tipo di aziende e anche alla tutela del lavoro, per cui la convergenza di queste due tematiche, la tutela del lavoro e la tutela ambientale, è uno dei punti fondamentali su cui noi ci batteremo. Sì, vorrei ricordare che sia Irene che Valentina sono candidate nel collegio numero 12, dove vota quindi anche Mesagni. Quindi è importante vederle in viso e sentirle ascoltare. Questa contrapposizione tra diritto del lavoro e diritto della salute, Irene, come la mettiamo? Questa contrapposizione è frutto di una egemonia di un modello di crescita e di sviluppo che noi abbiamo purtroppo, come tu dicevi poco fa, subito e al quale abbiamo deciso di opporci ovviamente attraverso l'apertura di un'altra strada per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio e complessivamente del Mezzogiorno. Perché l'attenzione all'ambiente non è particolare, se mi permetti, direttore, ma è principale, è fondamentale, è sistemica, nel senso che dalla tutela dell'ambiente e immaginando semplicemente che attraverso il riciclaggio, attraverso le energie rinnovabili, ma anche attraverso la messa in sicurezza del territorio e la tutela del paesaggio artistico e naturale, si possa generare lavoro buono. Ecco, questa è una visione complessiva, non particolare della società. È una completa riconversione della produttività ad una logica che insieme protegge l'ambiente e mette in campo lavoro buono. Qual è il lavoro buono? Il lavoro buono non è quello del braccialetto elettronico, perché guardate, il braccialetto elettronico è visibile e giustamente crea indignazione e sconcerto per chi immagina un lavoratore nella condizione di essere controllato nei suoi spostamenti fisici mentre è alle dipendenze di un'azienda, mentre sta svolgendo il suo lavoro. Però le catene e i braccialetti sono anche invisibili. In fondo noi abbiamo avuto uomini in catene quando, uscendo da casa per andare verso lo stabilimento, contenti, contentissimi che lo stabilimento fosse là, dovevano anche, diciamo, preoccuparsi di chiudere le finestre, perché altrimenti nei giorni di vento i figli sarebbero stati avvelenati. Quella è una condizione di catene. E quelle catene si rompono se noi puntiamo ad una logica di sviluppo in cui l'ambiente, e non dobbiamo temere di dirlo, è anche produttività. E anche ricchezza, ecco, non è sfruttamento, non è offesa, ma è ricchezza anche economica e per il lavoro. Grazie. Irene diceva prima, parlava di Macerata. Dico, a Brindisi l'altro giorno era presente anche Riccardo Rossi, no, alla presentazione della Murone, che è il candidato dell'EU, e a Brindisi si sta lavorando perché ci sia un'unica candidatura delle forze di sinistra. Addirittura oggi ai giochi olimpici in Corea, le due bandiere delle due Coree hanno sfilato insieme, no? E invece in Italia a Macerata non si trova sempre l'occasione per dividersi, ma perché? Proprio oggi a Macerata io diverse posizioni da parte del PD, da parte del sì. Ed è questo il motivo per cui anche il presidente D'Alema giorni fa si è sentito di dire, durante la nostra iniziativa, noi siamo rimasti sempre al nostro posto e il mio partito che si è spostato un po' più in là, per cui
capiamo bene che le diverse posizioni non devono essere viste come un aggravante, ma le diverse posizioni devono essere viste come una pluralità di visioni. Cioè dare alla gente la possibilità di scegliere di esserci o non esserci, anche relativamente al discorso di Macerata, se vogliamo entrare nello specifico, ma in generale la possibilità di poter scegliere se avere un'idea che sposi, che rappresenti la mia, è una opportunità, una pluralità di visioni che deve essere garante di un paese democratico. Questa è la mia personale idea. Tu poc'anzi hai parlato di rottamazione, lei ha parlato di D'Alema. Posso fare la domanda cattiva, no? Ho visto qualche giorno fa un manifesto di D'Alema per questa campagna elettorale, è stato scritto a titoli cubitali: ripartiamo dal Salento. Vede quante volte è ripartito D'Alema dal Salento? D'Alema deve ripartire dal Salento, perché ripartire dal Salento significa semplicemente offrire una possibilità di verifica al proprio elettorato su quanto è stato fatto sinora. Io penso che poche siano le persone capaci di ritornare dove e nei territori per i quali si sono spesi, andando democraticamente a verificare quanto è stato fatto. Quindi trovo che sia... Sì, la domanda è chiarissima ed è altrettanto evidente che il suo è un atteggiamento, secondo me, che garantisce la legittimità del suo mandato una volta che si saranno svolte le elezioni. È più semplice fuggire, no? Da tutte le parti si fanno promesse, da destra, da sinistra, che ne pensi? Io penso che bisognerà parlare con i fatti. Gli slogan... scusate, non si sente? Io penso che sì, ecco, bisognerà poi parlare con i fatti. E di slogan siamo stati abituati a sentirne tanti. Abbiamo dato la possibilità di vedere se questi slogan si sarebbero effettivamente tramutati e concretizzati in fatti. E questo è il bello della democrazia. Noi siamo nati come Liberi Uguali quasi in concomitanza alla campagna elettorale, per cui siamo giovanissimi di nascita. Per cui penso che sono certa che con i numeri si possa anche parlare in maniera più convincente. Parlando nello specifico del nostro programma nazionale, quello che è stato stilato insieme alla nascita di Liberi Uguali, si può ben comprendere quanto queste promesse non siano delle promesse sulla carta, ma siano delle promesse che potranno successivamente, se ce lo permetteranno, e mi auguro di sì, concretizzarsi in maniera molto molto facile e semplice. Direi, per quanto riguarda questo territorio, se tu dovessi essere eletta, quali promesse ti senti fare? Intanto, se mi permettete, troppe promesse e aggiungerei anche troppo simili, nel senso che purtroppo la differenza tra destra e sinistra è un po' venuta meno negli ultimi anni, altrimenti Liberi Uguali, come dire, non sarebbe qui a cercare proprio di ridisegnare una differenza tra le promesse. Ricorderete bene che Matteo Renzi, appunto, scese in campo la prima volta dicendo che queste categorie non avevano più diritto di cittadinanza nella politica, e continuiamo ad assistere a questa sua volontà di cancellazione, tant'è vero che come dire, ha persino proposto il ponte di Messina come Berlusconi, cioè io non so cos'altro, come dire, possa promettere. Rispetto al territorio, io
bomba sull'ambiente e posso garantire che questo territorio potrà esprimere, sì, posso garantire che il mio impegno andrà nella direzione di una di un potenziamento delle possibilità e delle vie di ricchezza che non passino per la cementificazione, che non vedano nei fossili, per citare proprio il punto, l'unica possibilità di energia. Io appartengo anche al mondo universitario e conosco, ho cognizione di progetti di ricerca che praticamente, scusate se la faccio breve, ci consentono di guardare a una montagna di rifiuti come a un cumulo enorme di energia buona da ricavare da questi. Quindi l'impegno che io posso prendere con questo territorio è che quella strada per fortuna è finita e che dovranno iniziare nuove strade di sviluppo. Oggi in conferenza stampa il presidente Massimo D'Alema sulla vicenda Xylella ha garantito, per esempio, che una delle prime proposte che verranno fatte riguarderà proprio un nuovo patto territoriale per l'agricoltura. Ma un'agricoltura che non è solo produttività, un'agricoltura che è anche reddito di integrazione, no? Lo sappiamo bene, io ho una famiglia che produceva l'olio e quello era un reddito che andava ad integrare. E un'agricoltura che sia anche turismo, che sia anche paesaggio, cioè la vicenda della Xylella ha colpito le aziende agricole ma anche inferto un duro colpo, come dire, immaginatevi gli agriturismo, insomma, no? Con e che cosa ha detto? Ha detto, e io ne sono assolutamente convinta insieme a lui, perché stamattina ero appunto presente in quanto candidata al Senato, che cosa ha detto? Ha detto una cosa durante questa conferenza stampa. Ha detto una cosa che è di buon senso, guardate, in barba a tutte le procedure amministrative e di legge che sono messe lì a tutela. Quella è stata una violazione della volontà delle comunità e nessuno di buon senso avrebbe immaginato di fare passare un gasdotto su una delle spiagge più belle dell'Emilia Romagna. Perché è successo in Puglia? Perché non c'era una rappresentanza istituzionale veramente forte e pronta a mettere questa questione sul tavolo delle questioni nazionali più significative. Grazie Irene. E allora Valentina, in pratica il progetto politico di sinistra più riconoscibile è quella del Libere Uguali? Assolutamente sì. Io ne sono convinta, sono convinta perché altrimenti non sarei qui oggi e non sarei stata a disposizione di questo movimento. Voi considerate che io sono stata un'amministratrice eletta in quota PD, io non mi vergogno a dirlo, ma sono sempre stata quell'amministratrice che a un certo punto, non riconoscendosi più all'interno di queste logiche che andavano non in una direzione di difesa dei valori, ma in un'ottica si operava ormai in un'ottica di difesa del personalismo, ho detto no a partire dal 4 di dicembre di 2 anni fa e ho portato avanti questo discorso di difesa della Costituzione. Quando in Assemblea Nazionale Pietro Grasso ha esordito citando l'articolo 3 della Costituzione, io mi sono sentita al 100% rappresentata e rappresentativa di un'idea di sinistra che, come diceva anche prima Irene, era ormai venuta a mancare. Per cui è chiaro che l'unica possibile in questa fase idea di sinistra è in Liberi Uguali. Senti Irene, se non ci saranno i numeri, tu pensi che si tornerà a votare o ci sarà il famoso inciucio? Tu saresti per l'inciucio? Allora, nell'una né nell'altra, questa è l'ennesima, diciamo, conferma di quanto si parli di cose che non hanno nessun fondamento. Nel senso che annunciare che nell'eventualità di una situazione di ingovernabilità a seguito della prova elettorale si tornerà delle urne è una baggianata, perché c'è l'obbligo di consultare
il presidente, e quindi non è così che si può fare, e soprattutto, permettetemi di dire, non possiamo tornare a votare con una legge elettorale che ci ha offerto l'ingovernabilità, quindi bisognerebbe cambiare la legge elettorale. Ecco, smascheriamo anche questo annuncio, insomma, abbastanza offensivo della sovranità che esercitiamo attraverso il voto. Io non sono favorevole all'inciucio, anzi Liberi e Uguali esiste proprio perché vuole scompaginare questa ipotesi, cioè sia che si tratti di una larga intesa, chiamiamola così, che non, ancora peggio a mio avviso, di una prospettiva pentastellata e leghista, ecco, Liberi e Uguali esiste per scompigliare questa situazione e aprire un'altra possibilità. Intanto vorrei ricordare che domenica 18 alle ore 11 all'auditorium del Castello di Mesagne ci sarà Massimo D'Alema, il presidente Massimo D'Alema. Questa è una bella notizia per Leo, ma non soltanto per Leo, per tutto il territorio. E mo qualche domanda cattiva in conclusione me la fate fare, ne ho fatto una soltanto, un'altra ancora. Va bene, grazie. Senti, Irene, Abate Russo l'hai incontrato per niente a Lecce? Sì, io ho incontrato sempre, si può dire, l'onorevole Abate Russo, perché è il coordinatore regionale di questa campagna elettorale ed è anche un rappresentante, diciamo così, di Liberi e Uguali. Ma perché questa domanda? Perché, perché questa domanda? Voi sapete benissimo, no? Che c'è stato il candidato locale Tony Matarrelli che ha detto no grazie alla candidatura e quindi poi ha sparato sul metodo di candidatura all'interno del Leo. Ma voi come siete state candidate voi? Come sei stata candidata? Io sono stata candidata per una ragione che ha subito risuonato in me, nel senso che nella prospettiva, no, ho da dirlo piacevolmente, ecco, nel senso che siccome deve esistere anche all'indomani del 4 marzo un progetto politico che porti avanti questi discorsi che abbiamo fatto, la ragione per la quale sono stata, diciamo, invitata a candidarmi e per la quale ho accettato è che nei progetti di Liberi Uguali c'è anche quello di riavvicinare la sinistra all'università e agli intellettuali, perché sono due dimensioni che si stanno pericolosamente allontanando. Io sono contenta di poter rispondere a questa, diciamo, volontà di restituire anche una vicinanza, perché c'è tanto da fare in termini culturali in questo paese. Questa polemica con cui avete parlato? Guardi, sì, ne abbiamo parlato e c'è, da una parte c'è da dire che questa legge elettorale, rispetto alla quale la nostra forza politica ha fatto tutto ciò che poteva per respingerla, è una legge elettorale che non ha costruito un buon equilibrio tra indicazioni nazionali e legittime aspettative del territorio, di candidati deputati uscenti e di consiglieri regionali uscenti. Detto questo, però, ci siamo anche io e Valentina, che paracaduti non ne abbiamo, che non siamo blindate in nessun modo e non vogliamo nemmeno sentirci inutili, no? Siamo utili ugualmente. Anche una domanda a te cattiva, Valentina, non ti senti diminuita quando dicono è la candidata di Pino Romano? No, anzi, mi sento onorata. Mi sento onorata perché, come diceva prima Irene, noi non siamo per la politica della rottamazione. E il fatto che adesso si chiami Valentina o si chiami Irene non significa che chi è stato prima di noi non abbia dato il suo contributo e non continuerà a farlo. Perché se Pino Romano, l'onorevole Matarrelli, il presidente D'Alema si mettono a disposizione di un progetto politico importante, perché questo lo dobbiamo dire, che il nostro è un progetto politico importante e serio, e noi non possiamo che essere
semplicemente la loro voce e la voce di tutti coloro i quali si metteranno a disposizione del progetto. Bene, siamo in conclusione sul titolo di coda. Allora Irene, perché i mesagnesi dovrebbero votarti al Senato? In una frase? Perché sono liberi e uguali. Cristina, direi la se... bisogna votare liberi e uguali, perché bisogna dare a voi la preferenza. Perché noi rappresentiamo anche i valori in corsa. Sei venuto con lo slogan. Bene, in conclusione Valentina Irene, sui temi del lavoro, dell'immigrazione, dell'ambiente e contro le discriminazioni di genere sinora hanno misurato la loro passione politica che vogliono mettere al servizio della sinistra. Per questo motivo non hanno desistito, anzi resistono e si sono imposte di stare tra la gente e con quel popolo che su queste battaglie continua e continuerà a lottare. Grazie, in bocca al lupo.